sei matto, se ciò che dici non rispecchia la mia. Ci hanno insegnato, se scendi in piazza per difendere quello che hai, il manganello, la medicina giusta, quello non sbaglia mai. La, 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 la. E se apro gli occhi tu mi troverai, anche se per te non esisto. Colpa mia, la colpa è solo mia, ma è solo colpa mia, la colpa è solo mia, è mia la colpa. Solo colpa mia, la colpa è solo mia, ma è solo colpa mia, la colpa è solo mia, ma è solo colpa mia. Chiamarla fantastica è il minimo, perché considerando che la nostra famiglia è diventata proprietaria 9 anni fa della poderosa Basket, quando mio fratello giocava con loro, e quindi dalla promozione abbiamo rilevato, diciamo, la squadra quando è passata in Serie D, e quindi dalla Serie D ad oggi ce l'abbiamo goduta e seguita ogni istante, perché è diventata una passione di famiglia, è diventata una passione ormai forzata anche per le mogli, per tutta la famiglia, quindi la seguiamo tutti spassionatamente, anche in trasferta, quindi ma adesso non dire, cioè, non è più proprio nostra soltanto, perché devo dire che abbiamo avuto molti amici e molti sponsor che ci hanno dato una mano, perché vincere la 2, cioè vincere la Serie B per passare un campionato come la 2 non è facile, ma fare 2 anni con una squadra di livello alto, direi altissimo, di B, è stato uno sforzo notevole. Il nostro paese, la nostra città è conosciuta ovunque, fuori ovviamente dai confini provinciali e anche nazionali, non solo per la qualità del suo lavoro, della sua manifattura, della calzatura, che vede in Montegranaro un centro fondamentale e importante, ma anche per il basket. Il basket a Montegranaro è una passione, una malattia, è lo svago principale dei montegranaresi, quindi una tradizione antica, una tradizione che risale a prima della seconda guerra, quindi che negli anni è cresciuta la tradizione, è cresciuto il livello anche delle competizioni, e quest'anno abbiamo questa grande soddisfazione di tornare a vedere giocare il basket a livelli alti, e pertanto siamo tutti molto così curiosi, eccitati di questa novità. Sì, guarda, è un'annata che poi si è conclusa
con la meraviglia di Montecatini, con questa promozione che sicuramente per noi è un sogno, anzi ancora oggi è difficile da crederci, sicuramente alla prima di campionato sarà una forte emozione, perché questo è un lavoro che dura da diversi anni, infatti 3 anni fa siamo arrivati in semifinale e poi siamo usciti con Rieti. 2 anni fa sappiamo tutti com'è finita, dopo un anno dominato, poi per la formula di sempre delle Final Four purtroppo siamo andati via con la mare in bocca. E l'anno scorso è stato il coronamento, diciamo, degli ultimi anni di lavoro, di programmazione, e soprattutto una gioia immensa. Poi è normale che adesso per noi è una grossa sfida, perché bene o male la nostra società è una società giovane, e trovarci in questo palcoscenico a affrontare realtà molto ma molto più grandi, piazze storiche da Bologna, Trieste, Verona, Treviso, ciò è un motivo sicuramente di orgoglio. Diciamo che partire dal 16 agosto come favoriti non è semplice per nessuno. Ci sono 2-3 squadre ogni anno che hanno questo onere. Noi siamo partiti con un roster sapendo che il roster era corto, e sapendo che poi saremmo andati ad aggiungere dei pezzi durante l'anno, quindi programmazione societaria è la prima parola, e poi abbiamo scelto giocatori consci dell'obiettivo, giocatori che o avevano già vinto campionati o con fame di vincerli. Quindi è stato difficile, perché vincere da obbligati non è mai semplice, però alla fine quando raggiungi un obiettivo che ti sei prefissato 10 mesi prima è tutto molto bello. Sì, come hai detto te, non era facile, perché comunque partire con i favori del pronostico non è mai semplice, e rispettarli è ancora più difficile. Però fin dall'inizio, quando ci siamo incontrati, ci siamo detti dentro lo spogliatoio che il nostro obiettivo era solo uno e volevamo rispettarlo. Siamo stati bravi a rispettarlo e appunto a riuscire ad andare fino in fondo e vincere il campionato. Non è mai semplice e non c'è mai nulla di scontato, soprattutto in questo sport. Partivamo appunto da protagonisti e alla fine, facendo tutte le cose per bene, siamo riusciti a portare a casa l'obiettivo. E ci tengo, come ho già fatto, a ringraziare tutti i giocatori dello scorso anno, perché come hai detto te, se stiamo qui è anche soprattutto merito loro. E ora ci buttiamo in questa nuova avventura che è nuova per me, per la società, per Cecca e per tutto lo staff. Siamo una buona squadra. Per l'obiettivo che abbiamo dovremmo arrivarci con tranquillità. Poi sai, queste cose, se crei un ottimo gruppo la squadra riesce a dare quel di più, se invece il gruppo non si crea non riesci poi a giocare al modo in cui vorresti, e allora si fa un po' più di fatica. Diciamo che per il talento che abbiamo, l'obiettivo e gli obiettivi che abbiamo dovrebbero essere facilmente raggiungibili, però sai, quando io non sono uno che si accontenta, quindi una volta raggiunto quell'obiettivo si pensa subito a quello dopo per arrivare al più in alto possibile. La poderosa Montegranaro di quest'anno è una squadra completamente rinnovata. I tifosi infatti, rispetto all'anno scorso, potranno ritrovare soltanto, si fa per dire, Eugenio Rivali e Usman Gueye. La società ha infatti fatto quadrato il 9 luglio, chiudendo un mercato con un ampio margine di anticipo rispetto alle altre squadre. Questo vantaggio ha dato modo alla società, che pure non ha investito somme spropositate, tuttavia di portarsi a casa un vero e proprio roster invidiato per una neopromossa. Ricordiamo infatti che la poderosa Montegranaro è una neofita della serie A2 e le punte di diamante saranno sicuramente il nuovo capitano Valerio Amoroso e la coppia di americani Corbett e Powell. Penso che con questi nomi non ci sia bisogno di
ulteriori presentazioni, se non dire che la società non ha puntato solo sui nomi importanti, ma anche sui giovani, perché ci sono tre under e due giocatori del 96, che quindi coach Ceccarelli, che oltretutto è uno dei è il più giovane, pardon, della girone A2 del girone S di Serie A2, coach Ceccarelli punterà molto anche su questi giovani, quindi darà a Gheie e rivali un nuovo ruolo rispetto a quello con cui eravamo abituati a vederli l'anno scorso. Direi che un roster che unisce esperienza a scommesse, e questo è il primo dato che non si può dimenticare. Esperienza tanta, perché ha preso dei giocatori che con scommesso a Serie A2 e che potrebbero stare tranquillamente anche in Serie A. Uno di questi è Valerio Amoroso, che se vogliamo è un po' la punta di diamante di questa squadra, perché è un 4 che in pochi possono vantarsi. Poi è stata una scelta importante il playmaker. La Poderosa già l'anno scorso ha firmato con un biennale Eugenio Rivali, che è considerato da molti forse il più talentuoso play italiano in circolazione. E quindi questo è l'altro dettaglio non indifferente, ed è lui che sarà il metronomo e dovrà più o meno mettere in movimento anche i due americani. Anche qui scelta che ha stupito tanti, pensando alla neopromossa, che di solito ha pochi soldi o si muove in ritardo e prende matricole, invece due esperti, quindi una guardia come Corbett e un pivot come Powell. Quattro giocatori che conoscono già la Serie A2 e poi l'unica vera scommessa da quintetto, che è Campogrande. Qui forse il colpo a sorpresa, perché la Poderosa l'ha scippato letteralmente alla Fortitudo Bologna, quindi non esattamente all'ultima arrivata. Quintetto quindi da molti considerato di buona fascia, diciamo tranquillamente per una salvezza e per ambizioni maggiori. Diciamo che la scelta è stata obbligata un po' per il budget, che ovviamente deve tenere conto di un budget fisso, programmato, senza andare oltre a quello che si decide a inizio stagione. E quindi abbiamo scelto di avere una panchina, un quintetto con esperienza, e provare a fare delle scommesse. Io non considero Campogrande in quintetto una scommessa, perché per me è un giocatore che ha già dimostrato di poter stare in campo in questa categoria tanti minuti. Può essere una scommessa dare minuti a Dario Zucca, che l'anno scorso a Chieti ha fatto vedere cose alterne. E, ovviamente il cambio del playmaker è un ragazzino, Lorenzo Maspero, 98, quindi ha la prima esperienza in A2, ma ha dimostrato che la Serie B da titolare, da protagonista, l'ha tenuta. E poi abbiamo i due estoni, molto giovani, che partono un po' indietro come esperienza, ma potrebbero far vedere belle cose. In panchina abbiamo la sicurezza di Usman Gueye, che è un veterano di questa categoria, ha dimostrato che può fare sicuramente il titolare. Averlo dalla panchina e entrare come arma tattica è un lusso. Ho molti giovani, 3 under e 2,96, che sono quasi under praticamente, e delle scommesse fatte da noi per far sì che siamo potuti permettere quel quintetto lì, perché comunque quel quintetto te lo puoi permettere solo se dietro fai delle scommesse o se comunque prendi dei giocatori di buon prospetto, ma non giocatori già affermati. E abbiamo allestito una squadra con un mix, diciamo, di giocatori sia americani, che hanno già calpestato i campi italiani, sia di italiani come Valerio Amoroso, Eugenio Rivali, gente esperta, con un bel mix di giovani talentuosi, e quindi penso che abbiamo allestito una squadra, diciamo, per essere il primo anno, una buona squadra. Poi si vedrà sul campo, ecco. Granaro è stato sempre un paese dove la pallacanestro è stato lo sport principale, diciamo, e abbiamo nel cuore la pallacanestro, sia per la Sudor e adesso per la Poderosa, che hanno riportato i nostri cuori in Serie A. Noi come tifosi gli stavamo sempre dietro, qualsiasi serie andava, qualsiasi fosse sconfitta, vittoria che sia, i veri tifosi della pallacanestro erano sempre vicini a loro, anche quando gli serviva di più. Niente, Montegranaro, siamo contenti che sono ritornati in Serie A, per cui si vede una pallacanestro un po' più bella, un po' più divertente, per cui c'è anche un po' più stimolo a andargli dietro. Cerchiamo di supportarla noi come azienda, nel nostro piccolo ovviamente, cerchiamo di supportarla con quello che possiamo. A volte si riesce, a volte no. E con grande piacere sono stato chiamato a far parte di questa famiglia dai fratelli Bigioni, che conoscevo perché
ci accomuna la passione per la pallacanestro. Io come potevo, non so se sai che vivo a Fano, e comunque come potevo venivo giù a seguire la pallacanestro qui, quindi la Poderosa, ma come ho fatto anche negli anni addietro per la Sutor. Quando sono stato chiamato da loro, al di là della mia grande voglia di lavorare nella pallacanestro, ho proprio percepito la passione sana, sana, permettetemi anche il termine, casariccia, ed è stato bellissimo. E io sono orgoglioso di poter far parte in questo momento storico per questa società che, come avete visto anche stasera, è animata principalmente dalla semplicità e dall'amicizia, che tutti sentono l'uno verso l'altro. Visto che in Serie B si aveva sì e no 20-30 abbonamenti, una volta che siamo arrivati in Serie A2 si è pensato di fare una base importante in qualche modo, e allora ho cercato di creare questa Poderosa Family. Cosa consiste? Consiste nel dare un abbonamento con una piccola maggiorazione, però questa maggiorazione, cioè questo gap, viene praticamente annullato da dei benefit. Cioè abbiamo cercato di dare il posto macchina, abbiamo cercato di dare la precedenza nelle tribune, la partita, che c'è sempre una partita durante un campionato in cui non va bene l'abbonamento, cioè non vale l'abbonamento e bisogna pagarla, quella lì invece verrà gratuita. Poi durante l'intervallo è stata allestita un'area hospitality, praticamente si avrà l'ingresso gratis in quest'area hospitality. Ma la cosa più importante che abbiamo notato a livello comunicativo nel salto appunto dalla Serie B alla Serie A2 è che sicuramente c'è molta più attenzione su di noi, su quello che facciamo, su come lo facciamo e come lo comunichiamo, e quindi di conseguenza, avendolo capito come società, abbiamo iniziato rinforzandolo il reparto comunicazione, inserendo in primis un responsabile marketing, che è Walter Junior Cassetta, e poi un responsabile grafica e web, che appunto si chiama Massimo Angiulli, che ci dà una mano per tutto quello che riguarda la realizzazione delle grafiche. Appunto il nuovo sito internet che uscirà a brevissimo, stiamo proprio ultimando in questi giorni, e tutto il resto. E quindi con questo terzetto che si completa appunto con me, che già sono alla quarta stagione qui a Montegranaro, stiamo cercando di impostare un discorso che sia che cambi un po' il modo di comunicare che abbiamo avuto fino ad ora. Quindi vogliamo avere un modo di comunicare che sia improntato più sulla leggerezza, sull'autoironia, sull'essere un po', quindi, visto che è un po' quello che è insito nello sport, l'essere un po'... non prenderlo troppo sul serio, perché fa parte proprio della concezione dello sport, che di base nasce come gioco. Ma tutto bene, tra qualche acciacco che in prestazione bisogna sempre mettere in conto, va tutto bene. Molta della squadra è stata cambiata, come dicevi tu, siamo rimasti solamente in due, e toccherà a noi cercare di trasmettere un po' lo spirito Poderosa. Bene, mi sto trovando bene, soprattutto con i compagni. Io qui già conoscevo Valerio Amoroso, con cui ho giocato a Bologna due stagioni fa, fatte playoff, e anche lui è stato un punto importante per la mia scelta qui di Montegranaro. E mi sto trovando bene anche con gli americani, anche con il gruppo di giovani. Siamo, a parte insomma il quintetto, ci sono tanti giovani con cui stiamo legando, e sono bravi ragazzi, quindi per ora molto bene. La città insomma è un'altra dimensione rispetto magari a Roma, da dove sono venuto, e a Bologna dove ho giocato, però insomma si vede che anche qui amano la pallacanestro, e anche durante gli allenamenti vengono a vedere gli allenamenti, quindi c'è anche tanta passione per questo sport. Niente, io mi trovo da Dio qua, le persone sono super, compagni anche, l'allenatore pure, ci troviamo tutti bene per ora, il clima è ottimale, diciamo, si sta bene qua in questo paesino, e tutti i giocatori sono concentrati per iniziare questo campionato e per partire nei migliori del mondo. Sicuramente partecipare e far parte di questo gruppo per me è un onore,
perché, cioè, appunto perché sono nato a Montegranaro, fa sempre piacere essere chiamato a far parte della squadra della propria città, tanto più quando si parla di Serie A, cosa che per questa società è una nuova esperienza. E sarà un piacere allenarmi con giocatori sicuramente di calatura nazionale e da cui avrò sicuramente molto da imparare. Per questo gli obiettivi per questa stagione saranno sicuramente cercare quasi di imitarli e quasi trattarli come degli idoli per provare ad imparare più cose possibili. Assolutamente, perché come sappiamo tutti Montegranaro è un paese e bene o male questa squadra ha bisogno di conquistare tutta la zona, tutta la provincia. Io spesso parlo di squadra del territorio, non solo ok Montegranaro, perché noi siamo Montegranaro, nasciamo Montegranaro e resterà la squadra di Montegranaro, ma nello stesso tempo dovrà diventare piano piano, partita dopo partita, la squadra del territorio, perché speriamo di coinvolgere il più possibile tutta la provincia, tutta la zona, tutti i paesi limitrofi. Bene o male abbiamo una Serie A e sicuramente è motivo anche di interesse di curiosi e io la nostra speranza è che più persone possibili si avvicinano a questa società, a questa squadra. Se, come abbiamo detto più e più volte, raggiungessimo la salvezza senza i play-out, una salvezza tranquilla senza dover giocare i gironi infernali dei play-out, che poi alla fine possono sempre avere delle insidie. Per il primo anno ci dobbiamo consacrare, ci dobbiamo abituare alla categoria, non possiamo chiedere altro. Poi è logico che noi puntiamo a vincere ogni partita e andare in campo ogni volta con la faccia giusta, però per una neopromossa salvarsi senza play-out credo sarebbe un grande risultato. Se la squadra in primis ha raggiunto i propri obiettivi e per me, se sarò riuscito a confermare che comunque valgo la categoria. Sì, ho un bel lustro quest'anno, so di poter contare su dei compagni forti e con i quali sono sicuro che mi divertirò. Ovviamente l'obiettivo è salvarsi e quello dobbiamo conquistarlo. Poi io mi auguro, dato che comunque abbiamo puntato su dei giocatori con dei contratti anche pluriennali, quindi mi auguro che con questi giocatori riusciamo sia noi che loro insieme a fare quel salto di qualità e far sì che il prossimo anno, anziché essere scommesse, diventino dei giocatori veri, così ne guadagniamo sia noi che loro ovviamente. Allora, bisogna essere onesti, questa è una società che innanzitutto ultimamente ha sempre vinto, quindi già la prima cosa che devi cambiare concettualmente è che non puoi fare l'83% di vittorie. Quindi questo è un dato di fatto che devono capire i tifosi e probabilmente anche la società, però ne è abbastanza conscia, anche se, come giustamente tutti sostengono, la Poderosa è ambiziosa. Però c'è un vantaggio, qui non si parte per vincere, quindi diciamo che non ha questo peso, forse il peso maggiore di vincere per poter portare i tifosi al palazzetto. Credo che la prima grande scommessa di questa società sia riuscire a superare una soglia degna di pubblico, e non sarà semplice perché Montegranaro ama il basket, però deve cominciare e iniziare ad amare davvero la Poderosa. Il sogno lo chiamo perché io reputo che la nostra città è una città di 13.000 abitanti e quindi la Serie A2 qui a Montegranaro oggi direi che lo possiamo chiamare un punto d'arrivo. Oggi la nostra forza deve essere quella di restarci. Di pensare soprattutto al primo obiettivo assoluto, la salvezza. Sicuramente noi abbiamo due obiettivi, come ce ne rendono come neopromossa. Il primo, quello sportivo, logicamente è nella salvezza, perciò il giorno che noi riusciremo a conquistarla, già abbiamo raggiunto un obiettivo grande. E il secondo obiettivo è quello di cercare, appunto, come dicevo prima, a riempire il più possibile il Palasavelli, a portare più gente possibile al Palasport, a Porto San Giorgio, e perciò a far avvicinare a questa squadra, a questa società, più gente possibile da Montegranaro, non solo. Se riusciremo in questi due obiettivi sicuramente abbiamo vinto. E secondo me possiamo levarci di tantissime, grossissime soddisfazioni. Io minimo vorrei fare i playoff perché sono 35 anni, sono gli ultimi anni in cui potrei vincere qualcosa, quindi mi piacerebbe
piacerebbe farlo qua a Montegranaro, perché il presidente e tutta la società se lo merita per il lavoro che fanno, per come ci mettono in condizioni di lavorare, quindi io spero di fare un gran campionato. Quello che spero io me lo tengo per me, poi a fine stagione ve lo dirò. Per me.